diciamo subito, l'abbiamo già fatto, però non l'abbiamo sentito bene. Beppe Convertini. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e soprattutto, adesso ci mettiamo comodi. Grazie per essere qui con noi. Oggi è un venerdì particolare. Mi rendo conto, insomma, che abbiamo tolto un po' di tempo alle vostre vite, ma sicuramente in maniera piacevole, perché insomma trascorreremo qualche minuto insieme, dialogheremo insieme a Beppe. Prima di farlo, però, e lo faremo poi anche nel corso d'opera, assessore, io vorrei ringraziare l'assessore alla cultura Carlo Di Leonardo. Grazie davvero. Grazie davvero, e vi dico il perché. L'amministrazione comunale ha voluto avviare questo percorso culturale, ma non solo, con i figli della nostra terra, gli scrittori, gli artisti, tutti coloro che in qualche modo rappresentano il biglietto da visita della nostra città, che è una città molto ricca da questo punto di vista. Di ambasciatori, perché si tratta davvero di grandi ambasciatori. Beppe, tu sei un ambasciatore della nostra terra, della nostra amata città. Buonasera, benvenuti. Finalmente sono a casa, quindi sono davvero molto felice di essere qui con voi, perché mattina sono nato, dove ho vissuto per quasi 19 anni e dove torno ogni volta che ho veramente tempo a disposizione, perché ho qui le persone più care per me, la vita, e c'è mia mamma, in particolare. Ma solo un applauso per la mamma. Grazie. Suo figlio Donato, ma anche la tua sorella Anna, gli altri nipoti, con i nipoti, insomma, come sapete, sempre una bella famiglia. Ho 4 nipoti e 5 con nipoti, quindi una famiglia davvero speciale, e quindi tornare a casa è davvero qualcosa di unico, perché gli odori, i colori, i sapori di mattina, come del resto tutto quello che sono i luoghi del cuore, le tradizioni, gli usi, i costumi, insomma ogni angolo ha un ricordo ben preciso nella mia vita in questa città, che trovo che sia davvero, non perché sia nato qua, una delle città più belle del mondo, perché Martina è un labirinto bianco con i tarsi di barocco, Martina è un salotto a cielo aperto, Martina è San Martino, quindi questa cattedrale con tutte le bellissime chiese, tra le quali quella dove io sono stato battezzato e ho fatto la comunione alla Cresca, c'è la chiesa della Madonna del Carmelo. Martina è sicuramente tutti questi monumenti meravigliosi, Martina è il Palazzo Ducale che ci ospita, che è davvero un gioiello straordinario. Martina sono i vigneti, gli uliveti, i trulli, le masserie. Martina è unica nel mondo. Bravo, è vero, è vero. Ora, special guest questa sera, un'amica, una donna straordinaria, fidanzata, è un'amica del cuore, e lei è una delle donne più amate nel mondo, top model per Giorgio Armani, musa e ispiratrice per Giorgio Armani per decenni, insomma, soprattutto una pugliese. E soprattutto una pugliese, andate dall'altro. Brava. E davvero Antonia potrebbe raccontare un po' di paesi che ho vissuto, perché molte delle nostre esperienze di vita condivise sono proprio in giro per l'Italia e per il mondo, e Antonia è una grande viaggiatrice. Grazie di essere qua, Antonia. E Antonia ci può raccontare un po' quello che significa viaggiare. Cos'è il viaggio per te? Poi ci sediamo, Il viaggio è la curiosità di conoscere posti, la curiosità è femminile. È proprio femmina la curiosità, ed è la bellezza di approcciarsi con altre culture e le tradizioni, popolari ancora meglio, è la semplicità della gente, che poi quello che vogliamo noi, semplicità è l'essenza delle cose. Nonostante viaggiando per tutto il mondo, Antonia torna sempre ad Ostuni. Il suo buon ritiro. Ieri sera sono andato a Fasano in treno, come sempre, con il regionale. Non era della sud-est, era di Trenitalia, ma sempre regionale era. E andato lì da prendere, siamo andati appunto a mangiare lì a Fasano qualcosa di buono, di tipico
pugliese. I tassisti qua non hanno una buona vita, perché quando arrivano i parenti di meno a prendere, qui anche per quello di Fasano non c'è neanche la riga, non ci sono i taxi, ci sono gli autobus che ti portano non so dove, quindi gli amici si devono prodigare per aiutarci tra di noi. Se non ci diamo la mano tra di noi. Come si fa? La cosa divertente è che noi, quello che volevo dirvi è che abbiamo mangiato naturalmente la cucina pugliese, che la cucina più buona in assoluto, vi assicuro che l'ho assaggiata proprio tutte, ma soprattutto c'era un gruppo di musicisti e ballerini straordinari che ieri hanno tutto pizziche, tarante, tarantelle, che insomma abbiamo parlato. Si chiama Terra Rossa ed è un gruppo folcloristico molto forte qui della Puglia, dove io ho cantato, ho ballato, mi sono divertita. E anche io. Certo, ti funziona da tarante, no? Quella sempre. Grazie di essere qua. Grazie. E grazie anche per questo passaggio sui Terra Rossa, che rappresentano un pochino, anch'essi un po', gli ambasciatori della nostra terra, insomma, della nostra bella Puglia. Allora, io dicevo, assessore, abbiamo avviato con l'amministrazione comunale questo percorso culturale che è già iniziato con il premio Strega Mario Desiati, nostro conterraneo, lo sapete, e continua stasera con Beppe Convertini. Mi alzo, buonasera a tutti, grazie per essere qui numerosi stasera. Porto i saluti del sindaco Gianfranco Palmisano e dell'intera amministrazione comunale, ne approfitto per salutare il collega Angelo Gianfrate. Siamo particolarmente felici di, non vorrei dire ospitare, perché Beppe è uno di famiglia, quindi di accogliere, mi piace molto di più come verbo, un amico di questa città, un cittadino che con grande umiltà ha raggiunto dei risultati e con grande dedizione, studio e coraggio, perché va detto, Beppe, io ho vissuto una breve parentesi di 20 anni a Roma, studiando in cerca di possibilità professionali, e quindi capisco cosa vuol dire, immagino ancora di più per te che sei fuori da tanto tempo, e soprattutto con piacere, perché vedere posti nuovi è certamente una scoperta, vuol dire anche lasciare dei ricordi, no? Dei momenti di condivisione con la troupe, con tante di figure che magari poi non vengono menzionate, ma che in realtà rappresentano anche quella in qualche modo una famiglia, perché capisco che nel giro da una città all'altra in continuazione diventa davvero necessario stringere delle relazioni che appunto diventano quasi simili a quelle familiari. Beppe ha avuto la costanza e anche il rispetto per tutti i suoi concittadini, perché in questi giorni ci siamo sentiti, era sempre disponibile nonostante lo beccassi tra un giro in treno, una salita in aereo e una discesa in taxi, una risalita in motorino e una ripresa di autobus mentre andava a piedi sulle strisce pedonali prendendo una bici. È vero, ecco. Però era sempre e in continuazione disponibile. Di questo te lo dico da amministratore, te ne dobbiamo dare atto, perché è un bellissimo gesto di mano tesa verso la tua città, ma io sono certo che non è una cosa campanilistica, perché uno o ci è così oppure non lo diventa soltanto per il desiderio, no, di affetto della propria città. Stasera chiaramente con l'amico Ottavio Cristoforo, che ringrazio, chiacchiereremo di questo libro, anche se a me piace ricordare un'altra grande edizione che Beppe ha curato e che presentammo in fondazione, perché va anche detto che oltre alla sua generosità da un punto di vista anche televisivo, perché è un presentatore generoso, lo si sente quasi entrare in casa, va anche detto da un punto di vista televisivo, no? Ci sono alcuni che oltre al filtro televisivo creano anche distanza, altri che invece abbattono il filtro televisivo e te li senti vivere in casa, e questo, ripeto, va al di là del fattore della martinesità, è un parere che ha a che fare più col linguaggio televisivo che non con il parere personale. E quindi dicevo, a proposito di questo, ricordo questa bella presentazione che abbiamo fatto in fondazione relativa a un altro suo impegno, che è quello della solidarietà. Quindi riempie le sue giornate con tantissime attività e tantissime manifestazioni, e quindi
appunto manifestazioni di alto livello, voglio dire la RAI nella testimonianza che lo ha accolto, chiudo, mi avvio alla conclusione con lo stesso verbo col quale ho cominciato, lo ha accolto a giusta ragione, perché essendo una emittente pubblica è giusto che raccolga ciò che al pubblico piace e compiace da un certo punto di vista. Quindi io vi lascio a questa deliziosa e sono certo piacevolissima conversazione che faremo con il nostro concittadino e con la nostra amica, che ringrazio. Sono convinto che Beppe la coinvolgerà, perché insomma era eccolo lì. E quindi niente, auguro a tutti voi una buona Pasqua, a tutti voi e a tutti i vostri familiari, da parte mia, da parte sicuramente dell'assessore, del collega Gianfrate, di tutta l'amministrazione comunale e del sindaco Gianfranco Palmisano. Grazie veramente tanto e buona serata. Carlo, allora, io vi ringrazio tantissimo naturalmente per aver ospitato oggi la presentazione del mio libro, ringrazio Gianfranco, che poi vi tirerò le orecchie perché qua, però tanto voglio, perché è anche un amico, oltre ad essere un ottimo amministratore, come del resto del Carlo, come lo è, tutta questa giovanissima amministrazione comunale, fatta di ragazzi in gamba, di ragazzi che davvero vogliono rivoluzionare una città che ho già descritto, che noi conosciamo perché voi la vivete tutti i giorni, ma io ce l'ho nel cuore, una città straordinaria, una città che in mano a questi giovani diventerà davvero un polo d'attrazione turistico straordinario. Per tutto quello che vi ho elencato, l'elenco sarebbe lunghissimo, c'è solo da ricordare uno dei più importanti festival lirici al mondo, che è il Festival della Valle d'Itria. Festival della Valle d'Itria che è stato creato da uno degli uomini più importanti, non solo di Macchina Franca, ma italiani nel mondo, appunto Paolo Grassi, che è inutile raccontare ora la storia di questo grande uomo perché tutti la conoscete, ma i natali sono stati proprio in questa città e noi siamo fieri di quest'uomo straordinario che ha diretto la Scala, come la RAI, come insomma ha fondato il piccolo teatro con Strella. E quindi ricordiamo appunto che qui, in questa città, c'è uno dei festival più importanti al mondo, arrivano i melomani da ogni parte del mondo. E questo sta a significare che chi ha continuato il lavoro, che oggi non c'è più, e noi tutti lo abbiamo amato, facciamo un applauso è sicuramente una persona speciale che ha portato avanti un festival straordinario e che andrà avanti. Detto questo, è entrato mio nipote con la penultima che va. Benvenuti. Eccolo qua, Davide, sua moglie e Raffaele. Beppe non smette mai di salutare la sua famiglia, perché lui è così. No, la tua famiglia è enorme. Vieni, Davide, vieni. Eccola qua, Raffaele, la bellezza della vita. Ma sono fortunato perché la mia nipote più grande, Vidal, ha 37 anni. Il mio nipote più piccolo, che abbiamo battezzato poco fa, poche settimane fa, ci vedevo anch'io presente qua, che ci sono nato il papà, è Brando Maria, e poi c'è Raffaele, che è un pochino più grande, ma leggermente più grande. Ah, lui fa così, li cita anche in TV, li cita, cioè, è proprio così. Sì, Beppe. Guardate, io ho una franca di cuore, in ogni cosa che io faccio, che sia un'intervista, che sia televisiva, insomma, su carta stampata, radiofonica, davvero penso che sia stato per me naturale parlare della mia città, della Puglia, certo. Della Puglia che è una terra ormai che nel mondo è amata e dei desideri di visita, perché ricordiamo che chiaramente l'Italia è il posto più bello al mondo, ogni abitante di questo che vive su questo pianeta almeno una volta nella vita dovrebbe venire a visitare l'Italia, e molti di questi la nostra terra. Perché siamo accoglienti, perché siamo gente che sappiamo accogliere tutti gli stranieri e devo dirti che nemo come trofeo di patria, io sono anche un emigrante, perché io ho dovuto lasciare questa terra splendida, quando era una terra dimenticata da Dio, nessuno ci calcolava, nessuno ci... Invece poi negli ultimi 20 anni è diventata una terra desiderata, è stata scoperta, questi luoghi meravigliosi, i vivi, il mare, il cibo, il barocco. Il nostro
ospitalità, come ospitiamo noi, io credo, ma che ce la fa fare essere così generosi? Non è meglio essere generosi che essere persone egoiste. Vero. Perché questa è la Puglia. Cioè. Oggi è il messaggio che bisogna essere più buoni. E quindi c'è la passione. Sì. Ognuno si prende la propria croce. Allora, c'è la Puglia, c'è Martina Franca in questo libro. Paesi miei, ovviamente, ricordiamo anche per chi ci sta seguendo a casa attraverso le frequenze televisive, il libro invece per chi è in sala è disponibile in fondo alla sala. Entriamo un pochino nel merito del racconto, di questo grande racconto che più che un racconto è un viaggio, è un vero e proprio viaggio nei luoghi più belli dell'Italia. Mi piace molto, usi il termine bel paese, da dove la P grande è il bel paese dell'Italia, bel paese con la lettera piccola invece la nostra Martina Franca, ma questo non lo diciamo troppo in giro. In realtà c'è una cosa molto bella, Marco Frittella quando ti ha chiamato per chiederti di avviare questo progetto ti ha chiesto di prendere tre cose, le scarpe, il taccuino e la telecamera. Con il tuo programma sei andato in giro per l'Italia e tutte queste bellezze che i tuoi occhi hanno visto sono diventate parole su questo libro. Sì, perché in effetti io ho un'agenda da 30 anni, che è sempre la stessa. Io non scrivo mai le cose sul telefonino, sul computer, mi piace scrivere nel mio pugno. E che quando tu stai scrivendo, in quel momento è come se ricordassi e ripassi un po' tutto quello che è accaduto durante il giorno. E hai anche un po' una sorta di... fai un punto fermo su alcune cose che sono accadute. E questa gente dopo il mio senso più interno dell'agenda, poi l'involucro è sempre lo stesso e quindi conservo, ora ormai saranno 30 contenitori dell'agenda dove scrivo ogni giorno quello che accade, le persone che incontro, le emozioni che mi donano, i luoghi meravigliosi che visito. E con linea verde ormai da 4 anni io ho percorso 250.000 chilometri, sono quasi 600 puntate e ho scritto appunto ogni giorno un po' un racconto particolare, insomma quelle che erano le emozioni che io vivevo, soprattutto le storie di queste grandi donne e grandi uomini che consigliano la nostra agricoltura, l'allevamento e l'artigianato, gli italiani siano apprezzati in tutto il mondo. Davvero il nostro Made in Italy è super, tutti i nostri capita di talento italiano, tutti mangiano i prodotti italiani, tutti utilizzano la manifattura italiana. Insomma, gli italiani sono davvero straordinari, gli italiani sono davvero straordinari. Io, questo sorta di diario di bordo, ho scritto un po' tutto quello che accadeva, i luoghi che mi meravigliavano, tante volte rimando la bocca aperta. Gli incontri con le persone, hai raccontato anche gli incontri con la gente che ti ha incontrato. Soprattutto gli incontri con le persone che ho incontrato, perché ogni storia davvero è speciale. E quindi a un certo punto ho rivisto un po' questi appunti, io ho detto forse devo metterli tutti insieme, perché come sempre accade a tutti noi a fine anno, oppure quando compi gli anni, o che ne so, fai comunque durante l'anno dei bilanci e io ho cercato di mettere assieme tutto. Ed è nato appunto questo libro, che è il terzo libro, perché prima ho dedicato ai bambini della Siria e del Myanmar, i bambini di nessuno si intitola, il secondo appunto è il viaggio come per convertirli, ora paesi miei. Perché paesi miei? Perché in tutti questi paesi dove io sono stato, ho visitato 1500 paesi negli ultimi 4 anni, poi nei 30 anni ne ho visitati molti di più, ne avrò visitati almeno, dico, sì, 5-6 mila sicuramente. Comunque, perché paesi miei? Perché in ogni luogo dove sono stato mi sono sentito a casa. È come se fosse un po' mio. Ma non perché me ne appropriassi, perché loro mi donavano, perché gli italiani sono davvero generosi, sono davvero ospitali, e quindi loro mi donavano qualcosa di loro. C'era sempre un posto a tavola pronto, ma realmente le nonne, le mamme erano felicissime di invitarmi a mangiare. Io mi sono fermato tante volte a mangiare con loro. E quello diceva prima Antonio, è molto importante perché la Puglia per tanti anni è stata un po' relegata e messa da parte perché abbiamo avuto solo quella grande generosità, quel grande senso di solidarietà di ospitare
centinaia di migliaia di persone che scappavano dall'Albania. E quindi noi siamo stati invasi e, come sempre accade, i pugliesi non si sono tirati indietro e hanno dato ospitalità a tutti. Hanno dato loro un lavoro, hanno dato loro una casa, hanno dato loro l'affetto di una famiglia, hanno dato loro un futuro. E quello è stato il motivo per il quale i pugliesi non venivano. Invece in quegli anni avremmo meritato il Nobel per la pace, perché è stata una terra di accoglienza straordinaria. Poi abbiamo avuto un grande amministratore, che si chiama Michi Vendola, che per circa due legislature ha dato forza a questa terra, creando una fincomicia che è stata fortissima, perché la Puglia era in ogni programma televisivo, in ogni fiction, in ogni film, e quindi tutti hanno amato la Puglia. Tant'è che sono anche create delle maestranze del cinema, che in Puglia nessuno sa fare cinema, no, perché non fossero capaci, nel senso che sono smetti, sono fatti tutto anche meglio degli altri. Però sono state create delle maestranze, quindi oggi la Puglia è una delle terre più visitate d'Europa, non d'Italia, d'Europa. C'è una scelta, adesso faccio un piccolo preambolo, oggi, giusto per rimanere in tema di Venerdì Santo, hai fatto una scelta editoriale, pilatesca la definirei, che è quella di ordinare tutte le regioni in ordine alfabetico, proprio per non fare del torto a nessuno. È una scelta che ho trovato... C'è la mia maestra dell'asilo. Sì, c'è qui, è vero, è vero. Ma quando io l'ho vista, incredibile. Questa scelta qui ha portato alla organizzazione di questi capitoli all'interno del libro, proprio delle regioni in ordine alfabetico. Sarebbe bello raccontarle tutte, ce ne sono alcune però che sono particolari. C'è la storia del Trentino Alto Adige, che è meravigliosa, la storia di questo paesino, no? Curon. Un paesino un po' dimenticato, che però è passato agli onori delle cronache, insomma lo si trova un po' dovunque, perché ha dovuto subire, diciamo così, subire alcune scelte politiche importanti che hanno portato questo paesino alla sua cancellazione e ricostruzione in un altro luogo. E c'è il racconto, io prima dicevo, il tuo incontro. Si legge, Beppe, il tuo incontro con gli occhi, con i volti delle persone. E c'è Teresia, no? Si dice così. Teresia, questa persona che tu hai incontrato e che hai raccontato all'interno di quelle 10 pagine di parole straordinarie, perché il racconto del Trentino è veramente meraviglioso. Sì, Teresia, quello scomparso, che si dice una foto della presenza del campanile, gira la pagina dall'altro lato, che è Curon. Praticamente perché? Perché Curon nel 1950 era un paese come tanti paesi italiani dove si viveva molto bene, tutti si conoscevano, tutti si volevano bene, avevano le loro case, le loro bestiame. Purtroppo c'era necessità di acqua, quindi hanno avuto la folle idea di naturalmente mandare via tutti gli abitanti con i loro animali nel giro di due settimane, perché dovevano utilizzare quella valle per farne una risorsa idrica, quindi un lago, sì, una diga. E in sostanza tutti devono andare via nel giro di due settimane, quindi la difficoltà di trovare un posto dove andare a vivere, perché alcuni vanno dai parenti, altri dai amici, ma è davvero molto complicato, nel giro di poco tempo. Quindi Teresia, che oggi ha 90 anni, è madre, nonna e bisnonna, la mia madre del resto, e molte persone qui presenti e beate voi che siete riusciti ad arrivare ad essere bisnonna, perché oggi è davvero una grande cosa. E in verità lei mi racconta con le lacrime agli occhi questo dramma di tutto quello che erano i 18 anni, all'epoca 18 anni vissuti a Curon, che venivano spazzati via i ricordi, i luoghi del cuore, tutte le persone che erano un po' la sua famiglia, un po' la famiglia comunque del paese, no? Perché poi tutti si sono un po' stabiliti in altri luoghi, quindi non si sono più incontrati magari nel corso degli anni. E lei dice che appunto ha visto cadere giù tutte le case, compresa la sua, e quando hanno tentato di tirare giù con la dinamite sia la chiesa, quindi con il rispettivo campanile,
questa chiesa non veniva giù. Era quasi un senso, era quasi un segno di resilienza, no? Di resistenza. Un po' come è accaduto quando c'è stato il terremoto nel centro Italia, a Norcia, dove la cattedrale, il duomo di Norcia, è crollato completamente tranne la facciata anteriore. Quasi a simboleggiare che bisognava resistere e andare avanti. E così è stato per questo campanile. Un po' come l'immagine, no, del film di Don Camillo, è vero? Il campanile che resta lì, siamo in un altro territorio, siamo nell'Emilia, però l'immagine, per chi ha, insomma, ha dimestichezza con quelle immagini cinematografiche, richiama molto questo campanile. Certo, il campanile che resiste alla forza dell'acqua, no? E che non viene giù. Sia oggi una delle cattedrali più belle al mondo, perché da ogni parte del mondo vanno lì a fare le foto, a fare anche il bagno, oppure a pattinare quando l'inverno il lago è ghiacciato. Con questo campanile al centro, davvero molto molto speciale, molto suggestivo. E Teresia oggi, ancora con le lacrime, raccontava questa sua giovinezza spezzata, perché appunto ha dovuto andare via con tutti. Allora facciamo un viaggio invece adesso, attraversiamo il Tirreno, e andiamo dall'altra parte della nostra bella Italia e ce ne andiamo in Sardegna. Anche lì hai raccontato una serie di paesini che hai scoperto, tra cui c'è questo Seulo, si dice così? Sì. Seulo, che è il paese più longevo d'Italia, no? Viene così definito. Anche lì, Beppe, una storia di resistenza alla vita in qualche modo. Sì, anagrafica. Questo viaggio che ho fatto in Sardegna, in Barbagia e in Ogliastra, che sono due terre sarde davvero speciali, che non sono così conosciute come le classiche terre che noi conosciamo, no? Tipo la Costa Smeralda, ma davvero infinitamente belle. C'è il record della longevità familiare, innanzitutto, quindi in linea settimanale c'è una famiglia di 9 componenti, 9 fratelli e sorelle, che assieme, sommando le loro età, arrivano a raggiungere 848 anni. Quindi c'è la sorella maggiore che ha 109 anni e i più giovani ne hanno 91. Ed è incredibile come in Sardegna, come per esempio in Cilento, però io in questo caso mi sono occupato della Sardegna, ho fatto due speciali di linea verde 100, in Sardegna ci siano tanti centenari. E centenari, allora siamo andati alla scoperta o alla ricerca, meglio che scoprire non è così facile, però la ricerca del segreto della longevità, che sta sicuramente nel loro DNA, poi sta nel mangiare un cibo a metodo zero e stagionale, quindi molto sano, l'aria che respirano è molto salubre. Poi loro da sempre, da quando sono bambini, devono faticare perché o sono pastori, quindi transumati, fanno migliaia di chilometri a piedi tutti i giorni, decine di chilometri a piedi tutti i giorni, la loro hanno fatto centinaia di migliaia, oppure sono agricoltori e per raggiungere la terra da coltivare comunque devono andare a piedi, perché all'epoca non è che c'erano tanti mezzi. Quindi ecco questo stile di vita dello sano che mi fa vivere a lungo. Ora ci sono tanti personaggi all'interno del libro, ma uno in particolare, Vittorio Lai, oggi ha 101 anni, guarda, lucidissimo, perché poi veramente sono lucidi fisicamente e mentalmente super, invidiabile nella loro forma, che si lamentava di due cose. Uno, gli hanno tolto la patente a 100 anni, e gli dice, Beppe, io non capisco perché questo mi hanno tolto la patente solo perché io uso il piede sinistro per la frizione e il bastone per il freno. Ho detto, Vittorio, ci sarà una ragione. E poi la cosa che mi diverte di lui, che lui ha chiaramente, non sa più quanti figli, nipoti, non nipoti abbia, ed è preoccupato per due cose. Uno, che la pensione non gli basta per arrivare a Natale o Pasqua, perché gli deve fare i regali a tutti. E due, siccome è un ottimo cuoco, deve preparare a mangiare a tutti. Fra l'altro lui è sposato, udite udite, lui ha 101 anni, è sposato da 74 anni, roba che veramente non è umana, perché 74 anni
è un record meraviglioso. Io credo nell'amore e sono, cioè, sarei felicissimo di poter avere una storia d'amore così lunga, però è veramente fuori dal normale, 74 anni. Poi c'è mia sorella Maria che ha un record suo personale notevole, perché Maria, Maria si è sposata a 18 anni, ma non posso dire quante anni si è sposata. Comunque è sposata da un tot di anni, dice, ma com'è possibile? E poi è ancora innamorata di suo marito, è meraviglioso, cioè davvero meraviglioso. E fra l'altro è fedele, senza essere fedele, io lo so che sono il fratello. Un altro caso unico che ha, ma io direi che la cosa è meravigliosa, cioè essere fedele al suo uomo tutta la vita, è da darle un freno. Io direi il nome della fedeltà, ad esempio. Certo. È bellissima questa cosa. Cioè, è una cosa meravigliosa, e così questi centenari, insomma, loro due sono sposati da 74 anni, cioè è meravigliosa questa cosa. E questa è una delle tante storie che troverete in paesi miei, perché l'Italia è ricca d'amore, l'Italia è ricca di tanti aneddoti davvero speciali. Allora, continuando questo viaggio, continuiamo a scendere, è la nostra Italia, abbiamo parlato del Trentino. Sì, accomodatevi in fondo, qui ci sono dei posti, sì. Ci avviciniamo alla nostra, anzi, ci andiamo proprio nella nostra terra. Io stamattina, eravamo... Per essere realizzato però abbiamo tanti amici, poi alla processione. E infatti abbiamo i minuti contati per questo, però riusciremo a fare tutto, ci dobbiamo andare tra pochissimo ancora. No, Martina, certo, sì. Sì, a Martina. Si dice così. Facciamo un'altra parallela. Vediamo per tua sorella che muori, non 74, 100 anni. Ma non di matrimonio, non credo, 100 anni di matrimonio. No, non è un augurio. Abbiate pazienza, non è un augurio. Allora, stamattina eravamo con Beppe, abbiamo passeggiato amabilmente nel centro storico, lui conosce praticamente tutti e tutti conoscono lui, ma questo è giusto che sia così. Siamo arrivati in fondo fino alla Basilica di San Martino, ma siamo andati oltre, siamo andati da Vito, ci siamo andati a prendere un caffè al Tripoli. Ovviamente dico il Tripoli perché tu prima hai citato Paolo Grassi, insomma sappiamo quanto fosse legato Grassi a quel posto, no? Con la sua granita che un po' ci richiama. Sto provando a raccontare un pochino per immagini, ed è quello che fa Beppe nel suo libro, perché questo è un racconto, vi assicuro, per immagini, ci richiama subito alla memoria tante cose che, pur non avendo visto direttamente con i vostri occhi, attraverso le parole di Beppe riusciamo benissimo ad immaginare. E arriviamo nella nostra Puglia. Beppe, io ti dicevo stamattina, il tuo racconto mi sembra un po' come il Pellegrino di Puglia di Cesare Brandi, con il saggio specifico su Martina Franca. Ecco, il Brandi ovviamente si sofferma sugli aspetti architettonici della nostra terra. Beh, invece quello di Beppe è un racconto che parla e di architettura, sicuramente, perché ce la ritroviamo tante volte all'interno di queste parole, ma è un viaggio anche sensoriale che fa dei richiami al gusto, tantissimo, quindi al cibo, ai profumi, abbiamo detto, agli incontri con le persone, alla gente, ai volti che hai incontrato, e questo lo abbiamo già detto, ma soprattutto al toccare, no? Al toccare alcuni posti, e sembra davvero di essere insieme a te. Nel tuo racconto di Martina Franca, ovviamente, della Puglia, volevo dire, c'è Martina Franca, c'è Ostuni, c'è Polignano, dove parli anche un'altra eccellenza della nostra terra, che è la carota. È vero, sì, perché Polignano lo conosciamo tutti, è un luogo davvero splendido, il paese chiaramente di uno dei più grandi artisti italiani di sempre, che è Domenico Modugno, che ha scritto delle canzoni che sono, penso che Volare sia la canzone più ascoltata al mondo, più cantata, più amata in assoluto. Credo che di Polignano io devo dirvi che dove ho girato, oltre a girare Linea Verde, Azzurro Soli di Mare, che è il mio programma su Rai 1 estivo, ho anche girato un film che si chiama Io ti amo solo te, che
che ha avuto un grande successo e che raccontava la nostra meravigliosa Puglia, ma soprattutto raccontava, fra le tante cose straordinarie, il matrimonio pugliese, che voi sapete, no, quanto noi siamo straordinari a rimanere a tavola per 10 ore, poi c'è la prima cervata prima, poi c'è la prima illuminata, e mangia. Ci sono la serenata, insomma, il matrimonio in Puglia dura 15 giorni. Ma la cosa bellissima di Polignano, secondo me, è una piccola frazione che io ho scoperto tantissimi anni fa, perché facevo sempre, per prendere l'aereo da Bari, quella meravigliosa strada, superstrada, dove c'erano questi trulli che per me sono uno dei panorami più belli al mondo, no? I trulli sul mare, io rimanevo così ogni volta allibito dalla bellezza. Faccio, se vedete le mie storie, riscontrerete almeno ogni volta che vengo qua almeno 2 o 3 storie, quindi vado a fare migliaia di storie di miei trulli. Allora un giorno ho detto, io devo andare a scoprire da dove si va, per andare lì vicino a capire com'è quel paesaggio vissuto all'interno, e ho scoperto uno dei gioielli più belli al mondo, San Vito, che è una piccola frazione, l'abbazia di San Vito, con questo porticciolo e questa torre, dove abbiamo girato Linea Verde, Flurro, abbiamo girato Io ti amo solo te, e proprio in Linea Verde io ho conosciuto le carote, devo sapere, queste carote di colore viola, no? Che sono davvero un'eccellenza pugliese. E lui le coltivava con di fronte a sé, mentre le coltivava, l'abbazia, la torre, questo porticciolo, quei barche colorate dei pescatori, che è una cartolina straordinaria, con tante proprietà naturalmente eccezionali queste carote, ma davvero gustose. Quindi l'Italia, la Puglia in particolare, perché insomma la cucina pugliese è davvero incredibile, no? Non ho bisogno. Basta pensare che la burrata è il terzo formaggio nel mondo, il parmigiano, il gorgonzola, la burrata. E il capocollo invece? Il capocollo è una carta conosciuta da scuola, la mia era confusa per il prosciutto. E poi quando ha detto, ma cos'è questa bontà? No, questo è il capocollo, ma che ha detto io. E quindi è impazzita. Anche in Portogallo si trova il capocollo. Di Martina Franca. Eh sì, perché poi, ecco, la nostra Antonia che piace da tutto il mondo, insomma, riscontra che chiunque vuole mangiare italiano. E lì c'era questa eccellenza straordinaria che appunto la carota, ma sai qua, ora io ho raccontato per ogni regione alcuni buoni, alcune eccellenze, alcune storie, ma bisognerebbe scrivere migliaia di questi libri per raccontare l'Italia, perché insomma l'Italia è veramente la bellezza. Bene, quindi c'è tantissima roba in questo libro, io però vorrei parlare anche un po' di te. Abbiamo detto che siamo alla terza pubblicazione per quello che ti riguarda, la prima, quella che insomma era già stata presentata a Martina, riguarda il tuo impegno, perché tu sei una persona, ma quante cose fai dalla mattina, quanto dura la tua giornata? Sicuramente più di 24 ore, ma ti va dato atto anche del tuo impegno nel sociale, nella solidarietà, e il tuo avere sempre questo sorriso stappato in faccia. Guarda, tutto questo nasce con la mattina. Ora chiaramente non voglio far commuovere la mia famiglia, però, e non voglio far tornare, e però che ci torno sempre, perché l'idea di far del bene agli altri nasce da una motivazione precisa. Io ho preso la parte nel 90, quindi sono passati 33 anni. E la cosa che mi pesa moltissimo è non usare più la parola papà. Che chi ha un padre e una madre, ricordatevi di chi ti voglio bene. Perché purtroppo la vita poi ci toglie. E quando papà è stato malato per 7 mesi, questa donna straordinaria che è mia madre, è stata il suo fianco 24 ore su 24 ore, come solo le donne sanno fare, soprattutto le donne sole, soprattutto le pugliesi, che non dormono per 7 mesi. Non è stato così, perché papà aveva un tumore, la metastasi di un'esterna sul viso che precludeva anche la possibilità di mangiare e bere, e mamma lavorava questa maledetta, purtroppo, metastasi sul viso, e ci sono stati, ora sorrido perché ogni sera venivano dei medici volontari da tutta la Puglia
per medicarlo e per assisterlo per avere la forza. E loro venivano gratuitamente, tra l'altro non potevamo proprio permettercelo per tante ragioni. E quel loro essere così attenti, così generosi, così davvero come se fossero di famiglia, e non lo era, io li ho considerati degli angeli, quindi da quel momento ho pensato che bisognava fare qualcosa per il prossimo. Già solo regalare un sorriso è fondamentale. Poi mi sono spinto per tante cose, come le missioni umanitarie che sono in due campi proprio, in Siria, in Myanmar, ad Haiti dove c'è stato un disastro, io sono arrivato la settimana dopo, c'erano migliaia di vittime per strada, compresi i bambini, come da resto i campi profughi siriani erano un dramma, perché c'erano i bambini, i nostri figli, i nostri nipoti, hanno tutto e di più, i bambini hanno perso tutto e hanno perso anche il loro futuro, perché quella guerra maledetta gli ha ucciso anche i genitori, gli ha ucciso gli amici, i compagni, gli ha distrutto le case, insomma. E quindi ho cercato nella mia vita di spendere per tutti quelli che avevano bisogno, ma veramente per tante, tante persone, per tante associazioni, per tante situazioni, ma era semplicemente perché mi sentivo che avevo bisogno di restituire quello che avevano fatto gli angeli meravigliosi, che ci sono ancora tutt'oggi, ce ne sono tanti, e sono davvero così importanti, perché se non ci fossero, noi ne sentiremmo davvero la mancanza. Quello che faccio io è che avendo una goccia nell'oceano, come dice o come diceva Santa Teresa di Calcutta, se quella goccia non ci fosse, non ce la mancherebbe. Quindi regalare un sorriso, anche se un sorriso può regalare gli altri. Grazie, grazie per tutto quello che ci hai detto, quello che fai. Grazie a mamma Grazia, a papà Donato, per tutto quello che è dedicato in lì. Eh sì. Una delle tante cose probabilmente. Ci avviamo alla chiusura di questa nostra serata, di questa nostra presentazione. Carlo, assessore, io però vorrei porre l'accento su una cosa che colpisce tantissimo. L'abbiamo detto prima, il sorriso, ma c'è un'altra cosa, che è l'umiltà di questo figlio della nostra terra con i suoi valori. E ancora una volta grazie per quello che avete fatto, grande umiltà e grande attaccamento alla nostra città. Sì, io scusa, mi alzo giusto perché così poi saluto e vi lascio la parola. Sì, lo risottolineo e proseguo il discorso che facevo prima. Abbiamo visto negli interventi, nelle risposte alle puntuali domande di Ottavio, ecco, adesso parlo direttamente a Beppe condividendo questa riflessione che faccio a margine, notavo due cose, le ho segnate. Una è di vedere Beppe come un bambino al parco giochi, adesso la spiego, e poi l'altra, quella di vedere e di sentire, non vedere no perché non possiamo, ma di sentire la tua relazione con i tuoi collaboratori, con la tua troupe, con gli spettatori, come un rapporto con le persone, che è una cosa che talvolta, anche televisivamente parlando, non arriva. Io ti osservavo, nel senso che ho avuto la fortuna di stare qui e notare anche il sol fatto di sorridere accogliendo ogni singola persona che qui entra è un dato di fatto, è un qualcosa che non capita tutte le volte di vedere. Allora, se uno lo fa in maniera costruita, lo fa 2 volte su 10. Tu l'hai fatto 10 su 10. Ogni qualvolta entrava qualcuno che non fosse tua sorella, no, e tua cugina, la signora, no, che per dire, sì, nipote, dicevo, benissimo. Ah, già, è vero. Ho visto che guardavi per vedere, no? Chi? Guardavi per vedere chi stava entrando. E questa cosa, insomma, è stata molto bella da condividere, anche se tu non te ne accorgevi, però io l'ho vista. E questa relazione, mi avvio alla conclusione, questa capacità di condividere, di entrare empaticamente, lo dico ancora, nonostante il filtro dello schermo televisivo, poi in città lo sappiamo, Beppe ha un sorriso
è un saluto per tutti, e questo dolore che si è trasformato in speranza, che si è trasformato in propositività, in energia positiva, lo vediamo sotto ogni punto di vista, evidentemente della tua vita pubblica, perché va anche detto che avrai anche tu i tuoi momenti di sconforto, di difficoltà, ma è giusto che sia così, e da quelli poi, no, bisogna prendere la forza per ripartire. Ora, io dicevo, mi chiudo la mia riflessione, ma volevo appunto condividere, ti ringrazio Ottavio di avermi ridato la parola, però ci lascio la cittadinanza con un momento di curiosità, perché con Beppe, lo annunciamo in stile televisivo senza dire nulla ma dicendolo, stiamo preparando una sorpresa per quest'estate. Speriamo che si concretizzi, se non si concretizzerà quest'estate lo faremo senz'altro, perché chiaramente gli impegni televisivi talvolta escono all'improvviso, quindi nonostante tutta la buona volontà, io me lo auguro per Beppe, ma non me lo auguro come cittadino e come amministratore, potrebbe non compiersi questa bella operazione culturale, artistica che stiamo preparando per Martina insieme a tante altre iniziative. E ancora una volta oggi, e davvero mi avvio alla conclusione, scusate, però quando ci sono queste serate di ottimismo, di benessere, no? Mi piace condividere con i cittadini, dicevo, Beppe è l'altro tassello che assieme agli spatriati di Martina Franca, che come diceva Mario sono quelli sparsi, spatriati, ma che poi tornano, si radicano, con le radici del cuore nella città in cui sono poi nati, cresciuti e si sono formati. Quindi oggi con Beppe, in questo venerdì che era temuto ma invece ci ha dato una bellissima risultante di partecipazione ed entusiasmo, Beppe rappresenta ancora una volta, dicevo, il tassello ulteriore, non certamente l'ultimo, perché i nostri talenti sono sparsi per tutto il mondo, e quindi continuiamo, questo lo dico come a mo' di Instagram, hashtag continuiamo con gli spatriati, con questa bella ed entusiastica partecipazione che la città doverosamente ti doveva rivolgere e credo lo abbia fatto. Ti ringrazio Beppe, ti stringo la mano prima. Grazie. Ti stringo la mano prima. Grazie. Grazie Gianfranco, Beh, io voglio dire una cosa, però pensate un attimo, ora noi abbiamo già citato Mario Tesiani, che è stato qui per una sera, grandissimo scrittore, straordinario scrittore, Donato Parisi, io voglio una cosa, abbiamo due fuori, è vero, bravi, bravi, perché avere due scrittori di così tale talento, di così tale successo, ma non in Italia, sono tradotto nel mondo, certo, tradotto ovunque, in ogni lingua possibile immaginare, quindi io sono molto fiero di essere figlio di questa terra, sia perché appunto abbiamo citato prima i grandi di tutti, abbiamo citato due grandissimi scrittori, ma sono fiero di essere figlio di questa terra perché in fondo mi ha trasmesso la cosa più importante che io porto sempre con me, e sono valori veri della vita. Quindi non è per retorica, ma è semplicemente perché quando sei triste, quando hai una difficoltà di qualsiasi genere, e qua c'è Vito e Flora, ma soprattutto Vito, che insomma, sa molto di me perché è un uomo che fa davvero della sua vita un aiuto a tutti quelli che hanno bisogno, e soprattutto le persone che mi sono vicine, della famiglia, quindi in quei momenti là io vado a parare proprio al pilastro della mia vita, che è la mia famiglia, la terra dove sono nato, i valori che mi hanno trasmesso mia madre e mio padre, e che le mie sorelle trasmettono ai loro figli, e i loro figli trasmettono ai loro figli, e la bellezza di questa terra è proprio questo, che i valori veri vengono tramandati da padre in figlio, da madre in figlia. E quello è la ricchezza che porto dentro di una Martina Franca, che tra l'altro, veramente, come ho detto già all'inizio, è una delle città più belle del mondo, ma non perché sono nato io, ma perché è proprio bella. Vero. Grazie a Beppe Convertini, prego. Una domanda dal pubblico, una solo rivolta a Beppe. Chi vuole fare una domanda a Beppe? Una. Oh,
Daniela, vieni Daniela, sì. No, va bene anche così, come preferisci. Ma guarda, la bellezza dell'Italia che è così variegata, no? Perché poi, ora se parliamo a livello paesaggistico, chiaramente l'Italia offre tutto, no? Perché abbiamo monti, mari, laghi, fiumi, vulcani, veramente abbiamo qualsiasi cosa. Se parliamo dal punto di vista, ecco, cosa può legare tutta l'Italia? Io credo che in fondo l'attaccamento alla propria terra. Io quello che ho notato, forse perché ho frequentato la provincia in particolar modo, la provincia però che è autentica, la provincia che è generosa, la provincia che è laboriosa, la provincia che ci mette il cuore in tutto quello che fa. E quindi questi sono gli elementi che caratterizzano un fil rouge in Italia, è proprio questo, la laboriosità, la generosità, l'attaccamento alla terra, ma realmente i valori veri della vita, la voglia di condividere una vita con la propria famiglia, di crescere i propri figli, di crescere i propri nipoti. Insomma, quel senso di solidarietà che è tipico degli italiani. Perché crisi o non crisi, ho viaggiato durante l'Italia durante i due anni di pandemia, che è stata molto dura per tutti, per tanti davvero durissima, crisi o non crisi, gli italiani e le italiane sono sempre generosissimi. Quando si cerca qualcosa, quando qualcuno ha bisogno, sono tutti pronti, e credo che la solidarietà, la generosità, credo che sia proprio gli elementi caratterizzanti la nostra bellissima Italia. Viva l'Italia! Racconti un po', è un ringraziamento doverosissimo agli uffici, cultura, turismo e spettacolo, a tutti coloro, a tutto lo staff che collabora alla realizzazione di questo evento, perché noi magari possiamo dare un indirizzo, però poi la parte organizzativa, burocratica, insomma, quindi tenevo. E voglio ringraziare anche Ottavio Mistoro per il supporto, diciamo, di conversazione che ci ha fornito sempre più buono. Grazie. Ci vediamo alla processione. L'ultima domanda, Beppe, prego. Caro Beppe, Beppe, volevo chiederti, Martina è più bella di Taranto o no? Visto che non l'hai citata proprio. Taranto. Ogni scarafone è bella a mamma soglia. Ma guarda, è relativo, è una domanda che, diciamo, Taranto è di una bellezza assoluta, perché Taranto è il mare, Taranto è uno dei luoghi archeologicamente più importanti al mondo, Taranto ha un Duomo del 1100, è Magna Grecia. Taranto è davvero un luogo meraviglioso, quindi Martina e Taranto sono due cose completamente diverse, ma allo stesso tempo magnifiche entrambe, quindi evviva la Puglia. Viva la Puglia, viva Beppe Mondadini. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti voi e buona Pasqua. Buona Pasqua, e andiamo ora tutti in processione. Sì, il film...